Ciao a tutti e come sempre bentornati nella mia cucina. Io sono Floriana e ormai lo sapete. Oggi ho deciso di realizzare un video un po' diverso dal solito, per cercare di rispondere a delle domande che ho visto mi fate frequentemente, dei dubbi che spesso sono sorti sulla preparazione di alcune ricette. Mi sto riferendo al pandoro e al panettone facile dalla cassata al forno. Intanto vi ringrazio perché in tantissimi avete già realizzato questi dolci e mi avete mandato delle foto bellissime. In tanti invece mi avete già detto che preparerete questi piatti nei prossimi giorni, quindi ho deciso di realizzare questo video così da darvi dei suggerimenti per realizzare al meglio questi dolci. Allora, intanto mi avete chiesto spesso quando iniziare ad impastare. Alcuni di voi hanno iniziato ad impastare al mattino e quindi poi si sono trovati in difficoltà perché non sapevano più gestire i tempi di lievitazione e non sapevano quando mettere in forno. Allora, l'ideale, io vi consiglio di iniziare ad impastare il lievitino alle 17:30 del pomeriggio. In questo modo alle 18:30 potrete già passare in planetaria e quindi realizzare l'impasto. Il lievitino sarà già pronto e una volta pronto l'impasto potete fare le pieghe e mettere così a lievitare tutta la notte. Il giorno dopo poi potrete riprendere la lavorazione, fare le altre pieghe e mettere nello stampo. Più o meno per ora di pranzo sia il pandoro che il panettone saranno già pronti da sfornare. Quindi questo più o meno è l'orario migliore per iniziare la preparazione. Mi avete chiesto anche molto spesso, fatto un po' di domande sull'impasto. Spesso questo impasto è risultato molto morbido, quasi appiccicoso. Allora, questo può succedere, non vi preoccupate. L'impasto deve incordarsi in planetaria, però a volte se si lavora tanto e l'impasto quindi si surriscalda, dal momento che c'è del burro, questo impasto tende ad essere più morbido ed appiccicoso. In questo caso non preoccupatevi, non aggiungete altra farina, ma imburratevi bene le mani e il piano di lavoro e cercate di fare le pieghe. Mettete poi a nel contenitore imburrato per tutta la notte e quando riprenderete l'impasto il giorno dopo vi renderete conto che l'impasto si è ben rappreso. E quindi potrete fare le altre pieghe molto facilmente senza alcuna difficoltà. Quindi non preoccupatevi se succede perché può capitare. Altre domande che mi avete fatto in tanti è su dove mettere a lievitare l'impasto. Allora, quando fate le prime pieghe e trasferite l'impasto nel contenitore imburrato, dovete fare lievitare a temperatura ambiente, quindi fuori dal frigorifero, per tutta la notte. Se in casa dovesse esserci molto freddo, potete tenere il contenitore all'interno del forno spento con la luce spenta in maniera tale che si mantenga una temperatura di circa 30-35 gradi. La seconda lievitazione, invece, quindi quella all'interno dello stampo, deve avvenire nel forno spento ma con luce accesa. I tempi di lievitazione sono di circa 3 ore. Se volete velocizzare la lievitazione, potete riscaldare il forno a circa 30-35 gradi in maniera tale da avere una temperatura un po' più alta all'interno del forno, così da accorciare un po' i tempi di lievitazione. In quel caso, dopo 2 ore, 2 ore e mezzo, l'impasto potrà essere pronto da infornare. Altra domanda che mi avete fatto in tanti è come impastare sia l'impasto del pandoro che del panettone. Allora, l'ideale è utilizzare una planetaria, un'impastatrice. Potete anche utilizzare il bimby. Molte mi hanno detto che non hanno nessuno di questi due attrezzi. Allora, nulla vieta di poterlo impastare anche a mano. Ovviamente farete un po' di fatica perché l'impasto deve incordarsi, diventa più elastico e quindi a mano si fa un po' di fatica. Però, se volete comunque provare, potete tranquillamente farlo. Altra domanda, gli stampi. Allora, io ho utilizzato per il pandoro uno stampo antiaderente da 800 grammi, però molte di voi avevano degli stampi o un po' più piccoli, quindi da 750, da 700, oppure più grandi, da 1 kg. In entrambi i casi potete mantenere gli stessi ingredienti, quindi le stesse dosi procedere comunque come da ricetta. Se lo stampo è un po' più piccolo, avrete un cuscino, quindi una base un po' più gonfia. Se invece lo stampo è da 1 kg, avrete una base leggermente più bassa, ma il risultato sarà comunque ottimo. Nel caso del panettone, invece, io ho utilizzato uno stampo basso da 1 kg con un diametro di 22 cm. Però, se avete lo stampo quello più alto e quindi più piccolo, va bene lo stesso. L'importante è che sia da 1 kg. Altra domanda relativa al panettone facile è stata sulla glassa. Allora, molte di voi mi hanno chiesto se si poteva mettere la glassa. Io in questo caso ho utilizzato una glassa per avere un panettone mandorlato, però potete tranquillamente omettere la glassa. In questo caso, quando l'impasto sarà ben lievitato, quindi arrivato al bordo dello stampo, fate un taglio a croce sulla superficie e poi aggiungete un cubetto di burro sulla superficie e a quel punto mettete in forno. In questo modo avrete un panettone classico senza glassa, comunque buonissimo.
Altra domanda che mi avete fatto riguarda delle piccole varianti. Molti di voi volevano aggiungere delle gocce di cioccolato sia al pandoro che al panettone. Potete tranquillamente farlo, dovrete aggiungerle come ultimo ingrediente in planetaria. Nel caso del panettone potete quindi omettere l'uvetta e i canditi e aggiungere soltanto delle gocce di cioccolato, sempre come ultimo ingrediente in planetaria. Dopodiché continuate come da ricetta, quindi con la formazione delle pieghe e la lievitazione. Altra domanda che mi avete fatto in tanti riguarda la conservazione. Allora, sia il pandoro che il panettone facile si conservano per 4-5 giorni ben soffici all'interno di un sacchetto per alimenti. A volte troverete, nel caso del panettone, degli stampi che vengono venduti già con il sacchetto per poter contenere o regalare, perché poi sono due idee perfette non soltanto da portare a tavola ma anche da regalare per Natale. Quindi state tranquille perché si conserva soffice per diversi giorni. Passiamo ora alla cassata al forno, un altro dolce amatissimo che mi avete chiesto in tanti e su cui mi avete fatto diverse domande. Allora, vi do un po' di chiarimenti per quanto riguarda la divisione delle preparazioni che servono per la realizzazione di questo dolce. Più o meno vi serviranno 3 giorni. Il primo giorno dovrete mettere a scolare la ricotta di pecora perché contiene all'interno del liquido che altrimenti renderebbe la crema troppo morbida. Quindi mettete a scolare su un colino oppure all'interno di uno scolapasta in frigorifero per una notte intera. Il secondo giorno potete riprendere la ricotta e quindi formare la crema. Aggiungete lo zucchero semolato, mescolate e rimettete in frigorifero per un altro giorno. Sempre il secondo giorno potete realizzare già la pasta frolla. Quindi la realizzate, coprite con pellicola e mettete in frigorifero, così riposerà anche questa per un giorno. Il terzo giorno potete già assemblare. Quindi potete realizzare la base di pasta frolla e poi aggiungere gli altri ingredienti. Relativamente agli ingredienti utilizzati nella cassata al forno, avrete visto che io ho aggiunto 2 dischi di pan di Spagna. Questi dischi vengono messi uno sotto e uno sopra la crema di ricotta. Molte mi avete chiesto se è un ingrediente fondamentale. Allora, l'inserimento dei dischi di pan di Spagna serve più che altro per assorbire l'umidità della crema. In questo modo la pasta frolla rimane ben croccante, non si bagna e appunto rimane croccante in cottura. Però potete, se volete, tranquillamente omettere l'inserimento dei 2 dischi di pan di Spagna. In questo caso però la crema deve essere ben compatta, quindi ben scolata e ben densa, altrimenti la pasta frolla si bagnerebbe e non sarebbe più ben croccante. Se volete realizzare voi stessi il pan di Spagna è davvero facilissimo. Vi lascio le dosi per utilizzare uno stampo da 20 cm. Per la cassata al forno ho utilizzato uno stampo da 24, quindi il disco interno deve essere un po' più piccolo. Considerate che per uno stampo da 20 cm dovrete utilizzare 2 uova, 65 g di zucchero, 28 g di farina 00, 28 g di fecola di patate, poi un pizzico di sale e un cucchiaino di estratto di vaniglia oppure una bustina di vanillina oppure ancora i semi di una bacca di vaniglia. Vi lascerò poi comunque la ricetta nei commenti e poi la inserirò anche all'interno del sito così che possiate trovarla sempre. Ovviamente se non volete realizzare voi stessi il pan di Spagna potete anche acquistarlo. Se volete, ripeto, potete anche ometterlo, la cassata al forno verrà comunque buonissima. Io spero di avervi aiutato con questi suggerimenti. Se ci sono delle altre domande che mi sono persa, lasciatemele qui sotto nei commenti e vi risponderò appena possibile. Mandatemi come sempre le vostre fotografie perché mi fa davvero tanto piacere. E come sempre, alla prossima. Un bacio!